il 50% dei soggetti colpiti da arresto cardiaco arriva vivo in ospedale. Questi sono gli ottimi risultati della rete di soccorso aretina, grazie alla quale Arezzo può definirsi un territorio cardioprotetto. Nella provincia ad oggi sono presenti 500 defibrillatori e 15.000 cittadini formati al primo soccorso, in grado cioè di fare il massaggio e applicare il defibrillatore. Abbiamo una rete importante di defibrillatori perché abbiamo tante persone formate e perché comunque il rapporto è più defibrillatori nel territorio, più persone formate, più persone salvo. Ci sono delle zone che non hanno pochi defibrillatori e poche persone formate e non salvano nessuno. Dico a questi, diamoci una mossa perché ancora c'è tempo. Quindi lavoriamo tutti insieme per implementare i defibrillatori nel territorio e per aumentare le persone formate. Il primo intervento dell'unità operativa di cardiologia interviene anche in fase diagnostica. L'ambulanza diventa infatti un ospedale itinerante. Gli equipaggi in caso di sospetto infarto o arresto cardiaco sono in grado di eseguire sul posto un elettrocardiogramma che viene inviato istantaneamente per via telematica al cardiologo di guardia, presente 24 ore su 24 all'ospedale di Arezzo. È una rete che è partita soprattutto con la finalità di far sì che il paziente con infarto miocardico acuto arrivasse nel posto giusto al più presto. A questo si è aggiunto invece questo progetto Arezzo Cuore, che ha dato un valore ulteriore dato dal fatto che molti di questi pazienti non riescono a raggiungere vivi l'ospedale perché vanno incontro ad un arresto cardiaco. La possibilità di essere rianimati e defibrillati sul territorio significa sostanzialmente salvare delle vite. Si tratta di continuare su questa strada e soprattutto continuare a chiamare il 118 ogni qualvolta c'è il sospetto di un attacco cardiaco. Fondamentale anche l'intervento dell'area delle unità operative di rianimazione. Abbiamo avuto 16 pazienti che sono stati trattati in questi 6 mesi, confronto a una media storica che andava sugli 8-12 pazienti all'anno. Di questi 16 pazienti, 2 sono deceduti, 2 hanno riportato lesioni cerebrali necessarie ai trattamenti in ambiente idoneo, ma ben 12 sono stati dimessi in reparti ospedalieri con la coscienza completamente ripresa e le funzioni cerebrali completamente riprese.